Buon pomeriggio. Salve, buon pomeriggio a tutti voi. Allora, vediamo un po' di parlare di questa situazione che riguarda i lavoratori del San Raffaele. Com'è il punto? Insomma? Noi la situazione, come ci eravamo lasciati ad agosto di quest'estate, abbiamo per le strutture di Roma quasi 3 mesi di ritardo di stipendio, quindi 3 mensilità arretrate. Per quanto riguarda la struttura di Cassino, col 31 ottobre entriamo nella quarta. Abbiamo confermato ieri lo sciopero con tutte le strutture sanitarie, con tutte le sigle sindacali, per ribadire la nostra contestazione verso questa mancanza di erogazione degli stipendi. Siamo stati ricevuti poi dalla proprietà, in cui abbiamo chiesto come primo all'ordine del giorno la puntualità nel pagamento degli stipendi come previsto dal contratto di lavoro. E quindi poi alla fine abbiamo concordato proprio con la proprietà l'erogazione di una mensilità arretrata entro novembre 2013 al saldo, e il saldo entro dicembre di quest'anno. Però l'azienda da una parte si è impegnata sia a destinare alla copertura degli stipendi arretrati, che saranno vincolati alle rimesse che deve avere dalla regione Lazio, attraverso il rilascio del titolo definitivo della casa di cura della San Raffaele Pisana e il riconoscimento anche dei posti letti di medicina presso la struttura del San Raffaele Cassino, come previsto dal decreto commissariale del 2011, il numero 62, che riguardava un po' la riorganizzazione di tutto il gruppo. Abbiamo preso un impegno fra le parti, anche perché noi venerdì scorso stavamo su un tavolo regionale con proprietà, regione e sindacati, che ci è stata ribadita la stessa cosa, nel senso che da una parte c'è l'istituzione che deve emanare questo decreto di riconoscimento di Pisana e riconoscimento di posti letto, e quindi per mantenere l'espletamento del decreto 62 del 2011. D'altra parte c'è il fatto che l'emanazione di questo decreto definitivo della Pisana sono un po' di stalli burocratici, perché sappiamo bene che alcune cartelle del gruppo sono messe sotto sequestro, quindi c'è tutto un iter anche da magistratura che non voglio entrare in merito, perché ognuno fa il suo corso. Quando però, sentiamo sta parola, i lavoratori, i lavoratori non possono essere ostaggio di questa cosa di stipendi. Quindi io spero che nel giro di pochi giorni, come ci è stato detto anche dall'ente regionale, perché c'è stato anche un impegno da parte della Regione Lazio, avvenga questo accreditamento del centro della casa di cura, quindi un IRCCS della Pisana, San Raffaele Pisana, e riconoscimento anche di posti letti di medicina. Però questo non deve essere simbolo e quindi vincolante al pagamento degli stipendi, perché lo stipendio è dovuto, è un obbligo che il datore di lavoro deve dare, perché i lavoratori continuano a lavorare con molta professionalità. Il nostro auspicio è che nel giro di pochi giorni questo avvenga in realtà, proprio in realtà pura, perché ormai sono 3 anni che stiamo vivendo questa situazione. Quindi sono 3 mensilità arretrate che devono ancora ricevere i lavoratori? Al 31 ottobre scatta la terza mensilità per le strutture romane, e al 31 ottobre a Cassino scatta la quarta mensilità. Quindi noi abbiamo preso un impegno, un accordo che abbiamo fatto ieri con la società, che entro novembre di fare una mensilità arretrata. E con tutti questi iter burocratici, che spero che vadano a buon fine, che entro dicembre dovremmo saldare il tutto e metterci a regime. La variante, appunto, ha detto bene, è questo iter burocratico, questa terribile parola che come sempre penalizza un po' il nostro paese in tutte le sue sfaccettature, quando si chiama burocrazia e così, vari passaggi che poi vengono fatti. Sì. E che intanto i lavoratori aspettano, ognuno deve fare il suo percorso, però ma tutto c'ha un limite, insomma, infatti i lavoratori devono essere pagati, perché non hanno più neanche i soldi per andare a lavorare. Non voglio ripetermi e non voglio pensare ad altre situazioni già che abbiamo vissuto nell'anno scorso con altre strutture, quindi è diversa la cosa, però
qui sì, la, lì, la, lei si riferisce a Lidi, si riferisce a Lidi, immagino. Sì, mi riferisco a Lidi, però non è la stessa cosa, perché no, il gruppo non è né commissariato, quindi diciamo proprio questo gode di ottima salute, però cioè però gode di ottima salute, però intanto questi lavoratori sono 3 mesi che ancora devono prendere gli stipendi, insomma, quindi voglio dire, è una situazione davvero assurda, assurda, perché poi alla fine l'esasperazione arriva al punto che uno può anche commettere gesti non... Speriamo di no, e speriamo che tutto si risolva nel minor tempo possibile, perché davvero, ecco, siamo proprio... Non dico agli sgocci, però. Poi non è che parliamo, mi scusi, ma non è che parliamo di stipendi manageriali, parliamo di stipendi di lavoratori, quindi le cifre sono quelle che tutti conosciamo. No, sono, quindi, cioè, lavoratori che non è che prendono super minimi privilegi, capito, sono sempre i lavoratori. Quindi voglio dire, già devono andare avanti con quei pochi soldi che prendono, più devo pure aspettare 2 o 3 mesi senza niente, insomma, qui parliamo sempre di famiglie, perché poi alla fine sono famiglie coinvolte in questa situazione, certamente, insomma, non parliamo di una struttura che è il San Raffaele, e allora facciamo uno più uno, c'è poco da fare, qui parliamo di sanità, Come sigle sindacali vigileremo, ecco, su questo iter, diciamo, se lo possiamo chiamare burocratico, nel minor tempo possibile, e cercheremo, ecco, di fare il tutto affinché sia lavoratori, anche azienda e anche regione stessa, come sistema sanitario regionale, siano tutti tranquilli e possano lavorare tutti in santa pace. Noi ce lo auguriamo, e come vedete noi siamo qui a aggiornarci costantemente sempre su questi problemi che riguardano i lavoratori, vertenze sindacali come questa, più che giustificata e più che logica, insomma, quando parliamo di lavoratori che chiedono un loro diritto, insomma, avere la continuità di uno stipendio mi sembra il minimo che si può chiedere. Va bene, a questo punto noi ci aggiorniamo e così vedremo, speriamo dare buone notizie, insomma, non solo per i lavoratori di San Raffaele, ma anche per tutti, perché poi, ecco, ripeto, ognuno di noi si identifica sempre in queste storie. E questo oltre a parlare come responsabile, parlo come un lavoratore della sanità privata, e quindi so che benissimo che si deve anche lavorare nella sanità privata, perché abbiamo sempre lo spettro o di cassa integrazione, anche di licenziamenti, perché cioè, tutto è sempre regolato dalla struttura di accreditata e fa bisogno poi sanitario che la struttura deve dare nel privato, quindi è molto delicata la situazione. Come ripeto, ce lo auguriamo tutti che finisca nel miglior modo possibile a breve tempo. Quindi io ringrazio a voi che ci date sempre la voce ai lavoratori. Vi saluto e una buona serata a tutti. Grazie ancora una volta Antonio Cuozzo, segretario UGL Sanità Roma e Lazio, che è stato con noi in diretta su Radio Roma Capitale.